Benvenuti amici, come vi abbiamo promesso, continuiamo i nostri video con le idee di regalo per quanto riguarda questo Natale e questo video dedicato all'hardware. Vi dico già subito che non vi faremo una lista completa di tutti i componenti che vi consigliamo per questo Natale, mentre li potrete trovare all'interno dell'articolo che pubblichiamo su Tom's Hardware. Qua vi diamo solamente un'idea, un'indicazione di quello che troverete in quell'articolo. Ad esempio, se state cercando un processore di fascia entry-level per costruirvi un computer non troppo costoso, un processore sempre da consigliare è il Pentium G3258, un dual core basato su Aswell che non costa molto ma offre veramente tanto, soprattutto che anche il moltiplicatore è sbloccato, quindi è facilmente overclockabile. Se invece siete dall'altra parte, cioè preferite AMD, un buon consiglio è l'Atro X4 860K, ovviamente da abbinare a una scheda grafica discreta. Altrimenti, se volete un sistema tutto in uno, quindi un APU, il consiglio è quello di prendere una 10 7700K, che integra una scheda grafica Radeon R7 che è sufficiente per giocare a tanti giochi anche a risoluzione Full HD. Ovviamente non dovrete pretendere di impostare dettagli altri o filtri qualitativi molto spinti. Una motherboard che troverete all'interno di questa guida di Natale è ad esempio l'Asus Z97K. È compatibile con tutte le CPU LGA1150, ha anche uno slot PCIe 3.0 X16, anche un secondo slot X4 per un'eventuale configurazione Crossfire, nonché uno slot M2 per SSD di piccole dimensioni. Per quanto riguarda la memoria, lo standard attuale è ancora DDR3, anche se ormai DDR4 inizia a essere più diffuso grazie anche alle configurazioni Skylake. Per quanto riguarda l'uso con i videogiochi, quello che vi consigliamo è una configurazione con almeno 8 GB di memoria. Potrete optare per un kit Crucia Ballistic Sports, mentre se avete già una piattaforma di nuova generazione potete trovare delle ottime HyperX e Fury, sempre in kit da 8 GB, anche se il kit da 16 GB costa poco di più, quindi se volete spendere qualche decina di euro in più potrete optare per 16 GB. Un paio di consigli per chi vuole giocare senza spendere molto. Ovviamente conosciamo tutte le schede grafiche più consigliabili in questo momento, come la 970, la 980T se volete massime prestazioni, gioco 4K. Se però volete spendere poco, un paio di opzioni sono, per quanto riguarda AMD, una Radeon R7 360. Mentre se volete spendere qualcosa di più, lato Nvidia, una scheda molto interessante in questo momento è la GTX 950, soprattutto perché offre prestazioni molto simili a quelle della GTX 960, ma costa di meno. Per quanto riguarda gli hard disk, consigliamo sempre una configurazione doppia composta da un SSD più un hard disk di tipo magnetico classico. Uno degli SSD attualmente migliori che offrono un buon rapporto, soprattutto con prestazioni, capacità e prezzo, è il Samsung 850 da 250 giga. Fate conto che la versione da 120 giga costa solo circa 20 euro in meno. Mentre per quanto riguarda l'hard disk di tipo magnetico, molto interessante in questo momento è il Western Digital Caviar Green da 3 terabyte che costa poco più di 100 euro. Questi sono solo alcuni dei componenti che troverete all'interno della nostra guida di Natale, che abbiamo diviso per fasce, quindi fascia bassa, fascia media, fascia alta. Vi lasciamo il link anche qui in descrizione al video. Io vi ringrazio per avermi seguito in questo video e appuntamento negli altri video dedicati a Natale nei prossimi giorni. Ciao!